e per farla bene dall'inizio alla fine, con la rapidità che hanno, dovranno essere molto allenati. Bisognerà vedere se ce la fanno. Intanto Alison Reed e Otar Japarize della Georgia sono al comando con 49-44, 28-29 per i Technical Elements, 21-15 per i Program Components. Ed ecco la coppia che stiamo aspettando, Charlène Guignard e Marco Fabbri. Questa è la seconda coppia azzurra, che dunque sono due le coppie azzurre che vediamo qui ai mondiali. Loro sono una coppia anche nella vita privata, sono fidanzati e si allenano con Barbara Fuserpoli. Valzer e tango per loro dalla colonna sonora di Mr. e Mrs. Smith. Molto bene il Golden. Bene anche Van Midline. Bene, ottimo. Veramente belli, belli, c'è grande scorrevolezza. Sono una coppia giovane che si è creata da un anno. Lei ha 21 anni, francese, 23 anni per Marco Fabbri di Milano, ma sembra che siano sulla giusta strada. Gran bel lavoro. Lei molto teatrale, molto espressiva. Mi ha ricordato in alcune cose un po' Barbara Fuserpoli nel modo di proporsi. Veramente. Complimenti, bella coppia Franca, no? Beh, certamente sì, lo stile dell'allenatore poi... È vero che lei in alcune cose mi ha ricordato Barbara Fuserpoli. Sì, devo dire che per essere la loro prima uscita sono stati bravi, saldi, nervi, hanno completato tutte le loro difficoltà con tranquillità, con serenità, erano anche scorrevoli sul ghiaccio, molto piacevoli sul ghiaccio. E quindi penso che possano essere più che soddisfatti della loro prova. Io li ho visti sicuramente meglio rispetto agli spagnoli e agli israeliani, adesso vedremo poi con i georgiani come andrà a finire. Ecco Barbara che li attende ovviamente. Andiamo lì per poi riguardare Franca. Sì, qui ci fanno vedere parte della... i tweezer iniziali, forse leggera sbavatura, ma tutte e due hanno tenuto su forte il piede, non hanno rinunciato all'ultima rotazione, non si sono fatti intimidire e i passi, le sequenze di passi mi sembravano con i becchi molto puliti. Sai, qui ci vuole molta precisione nella danza e
bisogna veramente stare ad andare ad analizzare quanto la curva è precisa, quanto i piedi sono uniti, quando c'è la lunetta del Golden, lui deve proprio puntare giù, si deve sentire il rumore della puntata, altrimenti non va bene, non viene assegnato il key point. Sono proprio dettagli così sottili che riescono meglio i giudici, ciao, che hanno tutti i video replay, che sono laggiù bordo balaustra rispetto a noi che siamo qua su un po' in piccionaia a vederli. Sì, eccoli qua Kristen Krajcic, vediamo a fianco a loro la grande coreografa Ludmilla Vlasova, perché loro si allenano anche a Mosca qui con Sasha Zulin e hanno le coreografie di Ludmilla Vlasova, questa che è stata grande ballerina del Bolshoi, che è stata la coreografa anche di Barbara e Maurizio e anche di Faiella Scali, poi parleremo di Massimo e Federica. Tanto aspettiamo con ansia il punteggio per farla inghignare Marco Fabbri. Sono primi con 49-80, 28-21 per i Technical Elements, 21-59 per i Program Components. Come Technical Elements sono leggermente al di sotto della coppia georgiana che aveva 28-29, ma senza dubbio primi per quanto riguarda l'interpretazione per i Program Components. A te, Franca. Andiamo a vedere la scheda.